Liberi.tv, Riccardo Cristiano, non a marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi e delle minoranze, organizzata da Società Libera. Qui a Roma, in compagnia del sindaco di Decollatura, Anna Maria Cardamone, per dire cosa? Beh, che ancora oggi, pur essendo nel 2016, la libertà vera, formale, sostanziale è ancora troppo poco nel mondo, ma anche nei piccoli centri, nelle città. Quindi più siamo meglio è. Ognuno di noi basta che faccia il proprio dovere quotidianamente, con piccoli gesti può veramente e sostanzialmente parlare di libertà. In un paese come la Calabria, una terra diciamo come la Calabria, quanto è importante la parola libertà legata soprattutto al tema della legalità? Tanto, proprio tanto tanto, quindi veramente oggi io mi auguro che questa parola acquisti sempre più sostanza, ma una sostanza giuridica e una sostanza formale e di contenuti, non solo, e sostanziale soprattutto. Oggi mi auguro che appunto parta un messaggio forte che possiamo essere liberi, ma lo dobbiamo volere. Deve partire da ognuno di noi, il rispetto reciproco, il rispetto per ognuno, che siano minoranze o comunque che siano persone che amano quotidianamente il vivere e il rispetto reciproco. Vorrei ricordare, prima di concludere, che proprio nel comune di Decollatura di recente è stato presentato un libro edito da Rubettino che è proprio Nutrire il pianeta anche di libertà, perché il pianeta diciamo non ha bisogno di un nutrimento soltanto fisico, quindi del cibo fisico, ma anche di un nutrimento di libertà che è cultura, che è tante cose. Voi da Decollatura avete voluto lanciare questo messaggio? Sì, e naturalmente bisogna lanciarlo quotidianamente questo messaggio, non è solo esclusivamente con un libro o una tantum. E io insisto, bisogna vivere di libertà, ma trasferirla sempre quotidianamente all'altro, e la migliore cosa è reciprocamente il rispetto per l'uomo o la donna in quel momento. Ringraziamo il sindaco di Decollatura Anna Maria Cardamone per il contributo che ci ha dato e le auguriamo una buona marcia per la libertà. Grazie a tutti noi, libertà.